siamo no. Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati al Pallafiera di Forlì. Oggi per la 10ª giornata di campionato si sfidano la formazione della Pallacanestro 2.015 di Gigi Garelli e il Basket Club Trecate. È il più classico dei testa coda di questo campionato. Forlì secondo in classifica, una sola sconfitta finora maturata in campionato. Trecate invece mestamente all'ultimo posto con 0 vittorie su 9 partite. Una di queste sconfitte per la formazione piemontese, ma che in realtà è vicino ai confini con la Lombardia, è arrivata a tavolino contro Torino. Fra l'altro in uno scontro salvezza, perdere a tavolino immagino faccia rosicare non poco i giocatori appunto di Trecate. Ebbene, partita scontata, ma pare di sì. Riccardo Romualdi è qui con noi. Riccardo, insomma, vediamo se dobbiamo contare lo scarto, vediamo se c'è partita. Io presumo la prima. No, non c'è ombra di dubbio che è l'ennesima non partita di questa stagione. È una partita figlia di una riforma che giornata dopo giornata mostra tutti i suoi enormi limiti. Una riforma che ha voluto 100 squadre fondamentalmente fra A2 e B1, e questo qui ha avuto solo il riflesso di rendere un campionato, due campionati molto meno interessanti. La 2 ha diluito in maniera impressionante il proprio livello e Forlì ambisce poi entrare in quel campionato lì. La B1 fa sì che all'interno di questo campionato ci siano squadre molto competitive come quella di Forlì e squadre che in questo campionato non riescono a competere come Trecate, che eventualmente in una vecchia B2 potrebbe starci, ma in questo campionato semplicemente non ce la fa. Questo non vuol togliere nulla alla società di Trecate, che sicuramente è seria, ai giocatori che salgono tutti i giorni, e poi però quando vai in campo ne prendi 20, 30, 40 tutte le sante domeniche, chiaramente sia per il morale sia per il campionato fine a se stesso non trova nessun tipo di senso. Oggi è una partita che, come dicevo, non ha alcun senso. Noi, a parte questa parentesi molto seria, ce la giocheremo ovviamente con l'estrema goliardia. Noto tra l'altro sugli spatti un po' di persone, mi aspettavo peggio sinceramente, quindi onore anche ai tifosi forlivesi che quest'oggi ovviamente hanno già il pensiero verso domenica, in cui sarà il derby con Rimini, a Rimini, esatto. E lì ci sarà un esito importante, una classifica che questa sera alla fine di questa partita non cambierà, visto che Piacenza e Cecina hanno già vinto le loro rispettive gare. Esattamente, giocavano entrambi in anticipo al sabato, hanno vinto tutte e due, quindi Forlì deve mantenere il passo della capolista ancora imbattuta, la squadra toscana. Forlì che è schierata in quintetto, la partita è appena iniziata e i primi due punti sono, come quasi sempre succede, di Paolo Rotondo, che si cerca abitualmente di innescare fin dall'inizio del match per metterlo in ritmo. Forlì in campo, dicevamo, con Ferri, Vico, Pederzini, Rotondo e Pignatti. Dall'altra parte, per la formazione allenata da coach Cerina, il quintetto è Peroni, Larizzate, Grossini, Scrocco e Stefano Colombo, che ha realizzato i primi due punti adesso. Stefano Colombo solo omonimo di un ex allenatore già ben conosciuto alle nostre latitudini. Intanto tripla di Pignatti, inizia subito bene anche lui, 5-2 per Forlì. La più classica occasione per Garelli per provare cose nuove, per dare minuti a alcuni della sua panchina, per far rientrare nelle rotazioni gli attoni, che nelle ultime partite è uscito dalle rotazioni o comunque è in fondo alle proprie rotazioni. È la classica partita di Nugarelli, credo, negli spogliatoi abbia detto: oh ragazzi, tutto bene, ma non fatevi male. Esatto, non fatevi male, non sprecate energie inutili, cercate di approcciare subito bene il match prendendo quel vantaggio che renda poi il resto della gara, diciamo così, una discesa. Però Trecate è iniziato bene in attacco, due possessi, due canestri, il primo con Colombo, il secondo con Stefano Scrocco, che è in assoluto il giocatore più conosciuto della formazione rosso-blu. Scrocco lo ricordiamo in mille squadre rom in Serie B, compresa quella Omegna che contro Forlì giocò la semifinale promozione contro l'allora Fulgor Libertas nel 2009-2010, classe 77, Stefano Scrocco, che però ormai in questa società da ben tre, se non sbaglio, addirittura quattro stagioni. Il fatto che mi hai snocciolato la carriera di Scrocco, caro Paso, dice tanto su quante minors hai visto, sì, e abbiamo visto forse un po' troppe. Assolutamente sì. Va bene, si riprende con Forlì avanti 5-4, palli in mano, già due falli commessi dai giocatori piemontesi, 0 per quelli in maglia biancorossa che attaccano in questo momento, difesa individuale, quella ospite, penetrazione, bello scarico, può appoggiare al vetro
comodamente Luca Pignatti, sfruttando il bel assist di Riccardo Pederzini, un Pederzini che finora sta dimostrandosi uno dei giocatori più continui e positivi di tutto il roster biancorosso, roster comunque in netta crescita a livello sia difensivo che offensivo nelle ultime partite, una dimostrazione rom proprio nel derby con Faenza, quando Folia ha voluto dare la spallata, pronti via la data e ha portato a casa i punti. Intanto attenzione, la rizzata, segna da tre punti e pareggia quella di Pignatti in precedenza e anche la partita quota 7. Stai cercando di dare un senso a cosa un senso non ce l'ha. Comunque adesso Forlì sta cercando ancora un ritmo a questa partita. Queste partite sono di solito un pochino così difficili, tra ampie virgolette, approcciarle, perché si sa bene che il risultato è piuttosto scontato. Adesso ancora Forlì si deve distendere in contropiede. Come dire, proviamo con la telecronaca didascalica, raccontiamo la partita. Raccontiamo ciò che succede con altri due punti di Luca Pignatti e difesa individuale anche per i biancorossi di Garelli. Colombo tocca la palla da dietro al numero 14, Stefano Colombo, pivot di nome ma non tanto di fatto, a livello di centimetri ne cede direi parecchi al pari ruolo rotondo, anche se ovviamente negli schemi di coach Cerina gioca lungo. Intanto sbagliano da fuori i giocatori di Trecate, contropiede, canestro di Vicco. Ecco, mettiamone due o tre di questi rom e poi dopo possiamo parlare d'altro, va là. Sì, un po' dritto per dritto, terzo tempo, diciamo che è una roba d'allenamento, non tanto da partita. Sono così, vorrei vedere anche qualche giocatore che magari non gioca tanti minuti in questa partita. Mi sa che qui siamo al sesto, mancano sei minuti alla fine del primo quarto e già sono le prime avvisaglie che la situazione sta degenerando. 13-7. Esatto, il parziale adesso è di 6-0 con 4 punti di Vico e danno già il primo break importante in questa gara. 13-7, come dicevi giustamente Riccardo. Scrocco accenna lungo linea di fondo, poi torna sui suoi passi, prova a sfruttare il blocco, poi va a servire Colombo che calpesta la linea di fondo, quindi palla persa per Trecate. C'è subito il primo minuto di sospensione della formazione ospite che cerca appunto di fermare il primo momento buono di Forlì con il time out. 13-7. Intanto possiamo dire che le attenzioni anche nostre, Riccardo, sono tutte verso quella partita a cui fatto riferimento subito in avvio, quella con Rimini, e alle nostre spalle campeggia anche uno striscione. Se fosse possibile anche inquadrarlo non sarebbe male, lo striscione che recita 6 dicembre tutti in mille, anzi non tutti, più che tutti, dai, 1000, 2000, 3000, andiamo tutti al Flaminio di Rimini. Fra l'altro non si gioca al Flaminio di Rimini da quel 1995. Sì, sicuramente sarà un esodo molto importante, saranno tanti tifosi sugli spalti, la speranza che abbiamo è che ci sia anche una partita da andare a vedere, che non si risolva tutto come a Faenza, poi ovviamente speriamo che essendo forlivesi che Forlì vinca. E speriamo che comunque ci sia una bella partita da andare a vedere, ci sarà tanta gente sugli spalti, ne parleremo a lungo anche a Panorama Basket, sarà una puntata speciale, sarà una settimana in cui avremo una rincorsa lunga verso questa partita, anche se poi sarà una settimana di cui si parlerà anche di altro, visto che tanto la partita lo consente, visto che nella mattinata di oggi, di quella che stiamo parlando, che è domenica, Max Boccio ha pubblicato dei documenti piuttosto scottanti fra i rapporti tra la Fulgo Libertas e la Svizzera, quindi sarà una settimana di mani piene per noi giornalisti, diciamo così. Intanto Ferro decide di che è ora di doppiare Trecate. Eh sì, dopo il time out entra decisamente meglio Forlì, che non smette di pigiare sul gas. Con Ferri il break diventa di 9-0. L'arbitro ci impalla, ti dico di spostarsi io, no vabbè, intanto sbaglia Trecate la tripla, rimbalzo e si cerca il contropiede con Rotondo, che però non riesce a gestire il pallone che gli aveva indirizzato proprio Sebastian Vico. Palla persa di Forlì e 24 secondi per l'azione da parte degli ospiti, a 5:15 dalla fine del primo quarto, 16-7. Forlì che rimane a uomo proprio per dare anche un pochino di segnali di aggressività a questa partita, per dare un senso oggettivamente a una partita che già a 5 minuti dalla fine
è già ampiamente finita. Intanto Rotondo sotto canestro prova un gancione anni 70, sbaglia, Treccate si allunga in contropiede, si incarta sotto canestro e perde la palla. Perde la palla, tutto la recupera, la recupera Vico, che lascia lì come paletti di una gara di slalom di sci gli avversari e va a realizzare il suo sesto punto. Il parziale si allunga ancora, vedremo fino a quando dovremo essere costretti a conteggiarlo questo parziale. Per ora è di 11-0, ancora il pallone in angolo per Scrocco, dall'angolo Scrocco sbaglia non di poco, poi però Rotondo non riesce a conservare in mano il possesso e dunque ci sono altri 14 secondi per Treccate. Si dipana l'azione dei rossoblu con il tentativo di penetrazione di Colombo che prova corto, ancora il contropiede di Forlì, 1-2-3 passaggi, fallo in questo caso che ferma l'azione e manderà in lunetta, se non sbaglio, Luca Pignatti, anzi no, Riccardo Pederfini, che è andato a subire il fallo di Peroni, che non è una birra, lo ricordiamo, ma è la guardia titolare di Treccate che ora effettua un doppio cambio. Entrano con il numero 4 Taffetani e con il numero 15 Andrea Cantone. Taffetani è un playmaker, Cantone è il capitano proprio di Treccate, giocatore appunto del 1988 che segna 2,6 punti di media, e Pederfini è in lunetta con due tiri liberi per allungare nuovamente. Qual è il senso di questa, di ciò che stiamo vedendo, caro Paso? Io mi sfugge veramente. Dai, Rimini ci ha vinto di 3, dai. Sì, però no, noi non siamo Rimini. No, ma voglio dire, chiaramente si parla di teoria, ma un girone nord in cui magari Forlì gioca anche contro Udine, Ordinuovi e con altre squadre più competitive, non sarebbe più interessante di questa cosa qui? E magari Treccate fa una B2 onorevole, magari se la gioca, si gioca tutte le partite. Che senso ha questa cosa in cui c'è una squadra che non perde mai contro una squadra che forse vincerà una partita in una stagione? Veramente mi sfugge. Intanto si allungano dei contropiedi, non riescono neanche a difendere, una cosa, due campionati diversi. Assolutamente sì, c'è un abisso dal punto di vista tecnico e fisico tra le due formazioni. Come dici tu, Riccardo, sono davvero due campionati distinti quelli che giocano Treccate e Forlì, ovviamente. Anzi, direi che in questa Serie B addirittura ce ne sono tre di campionati, sì. Un campionato per la promozione, dove 3-4 squadre, ad essere anche generosi citandone 4 anziché 3, poi il campionato per i playoff che può arrivare fino alla decima teoricamente, che si giocano l'accesso alla post season, dopodiché tutte le altre devono evitare gli ultimi due posti. Sì, dopodiché secondo me c'è addirittura quasi un campionato nell'altro campionato, sono 3 squadre che non riescono a vincere una partita, cioè squadre che ne prendono 30, 40. Oggi queste qua, ragazzi, si viaggia più 50, più 60. Se Forlino si ferma, qui potrebbe esserci, non so, il record negativo per la Serie B. Insomma, 24 punti in 7 minuti, in effetti, è qualcosa di abbastanza importante, per non dire inquietante, dal punto di vista della cronaca che andremo a fare io e te fino al 40esimo. Io Paso, ti vuoi lasciare qui. Così? Io andrei, poi vedi tu, se mi vuoi lasciare andare io vado. Tanto sbaglia dalla lunga distanza la formazione di Gigi Garelli, che continua comunque a tenere i suoi titolari, a parte Arrigoni che è entrato un paio d'azioni fa. Intanto tiro buono dalla lunetta per Colombo, che però va a sbagliarlo. Ferri, ancora transizione per i biancorossi, c'era la possibilità di prendere un tiro aperto da fuori, si va invece per Rotondo che obiettivamente inanella una bruttura in questo caso con il tiro che non gli esce neanche praticamente dalle mani. Colombo ancora servito, si va in angolo sempre da Scrocco. Scrocco comunque raddoppiato costantemente, finisce per perdere il pallone, lo recupera Pederfini e voilà, un altro contropiede. Arrigoni va in lunetta con due tiri liberi dopo il fallo della difesa, perché non c'è modo di fermare il contropiede se non in questa metodologia da parte di Treccate, che però deve chiedersi come fa a prendere un contropiede da ogni azione, onestamente parlando. La cosa che mi soddisfa è che gli arbitri sono entrati nel nostro stesso mood, cioè fischiare poco, finirla in fretta. Questa è, credo che sia anche la politica arbitrale. Ho visto prima il contatto fra Rotondo e Colombo che poteva essere un fallo, ma gli arbitri alla calcistica maniera hanno detto giocare, avanti. Intanto altri punti
nella cascina di Forlì, un punto per la precisione, quello messo a segno da Arrigoni, nulla da fare per Trecate, ecco addirittura Colombo che va dietro la schiena, anzi scusate, Rotondo che va dietro la schiena Arrigoni. Per Arrigoni, insomma siamo già all'Accademia, dai. Però una volta negli anni 80-90 c'erano delle squadre che ne prendevano 30, poi però al passaggio dietro la schiena uno cominciava a picchiare selvaggiamente. Non è il caso di oggi, però insomma. Ah sì, assolutamente sì. Il passaggio dietro la schiena sotto di 20 era una roba brutta. Con il pivot che va in cost to cost e si permette anche di fare questo, non era molto accettato. Non era accettato, non era accettato. Sono cambiati i tempi, diciamo così. Intanto assegna ancora Ferri, io qua ho già 7 punti di Pignatti, 6 di Vico, 5 di Michele Ferri, i rimbalzi sono tutti dei biancorossi, contropiedi non ne parliamo, siamo ancora già sotto canestro e un altro appoggino ma di quelli facili facili anche di Iattoni e voilà, è entrato in campo dopo l'NE di Faenza, un piccolo caso, te lo chiedo subito, l'NE di Faenza. Sì, probabilmente sì, perché effettivamente è uscito dalle rotazioni, non sappiamo solo se è solo una scelta tecnica o una scelta caratteriale, però è chiaro che oggi Garelli vuole dargli minuti, vuole avere risposte, perché poi la stagione è lunga, Iattoni è un giocatore vero, insomma non è un... ancora Ferri, però se siamo al contropiede in solitaria con il difensore a 2 metri, io non dico niente dei ragazzi Trecate, per carità, però almeno provarci, almeno dare una botta, niente, neanche quello. No, tutti appoggi da sotto, da un millimetro per Forlì, anche con Rotondo che in questo caso lo mette facilmente. Intanto è valido il canestro di Colombo, che è l'unico in attacco che sta facendo vedere qualcosa, siamo già a 8 punti e Colombo che ne realizza 10,5 punti di media, unico assieme a Scrocco andare in doppia cifra costante in questa stagione, è già vicino al suo standard. Tripla sulla sirena del primo quarto che si chiude con 33 punti, 33 moltiplicato per 4, andiamo vicino ai 130. Ma come dicevo prima, il discorso è che Forlì dovrà semplicemente capire quando fermarsi, se ha voglia di rallentare o se ha voglia di giocarla tutta così. Nel caso avesse voglia di giocarla tutta così, tanto c'è Ferri che credo che abbia un problema perché si è messo il bidone dell'immondizia davanti alla faccia, adesso non so, sembrava quasi uno che dovesse vomitare, scusate il termine poco televisivo, poi se adesso l'ha allontanato. Dicevo, se Forlì dovesse continuare a giocare tutta la partita, qui si veleggerà con scarti in similoleggio, altra partita eccitante di questa stagione in cui Forlì è arrivato a 50-47, adesso non lo sì, so. Mi sembra 47, esatto. 47. Quindi il record da battere è quello, esatto. Diciamo che siamo nel mood giusto per riuscire a batterlo. Per il resto, dal punto di vista tecnico e cestistico, questa partita non conta nulla, direi, quasi. Vogliamo dare anche qualche informazione di servizio in vista di domenica prossima, diamola, va là. Ce ne sono due da dare in occasione della trasferta a Flaminio di Rimini. La società, i Krebs di Rimini, hanno messo a disposizione un quantitativo di 500 biglietti a prezzo 7 euro per la tifoseria forlivese. L'ingresso, ricordiamolo, anche per i forlivesi è gratuito fino ai 14 anni d'età, non sono previste riduzioni, quindi 7 euro è il biglietto intero e sono disponibili per i nostri tifosi all'edicola Bartolucci del Ronco, ovvero in via Seganti, angolo viale Roma, già a partire da lunedì. Per voi che vedete questa telecronaca, dunque domani, martedì, andate subito a rifornirvi di biglietti. Anche il Basket Club Marini organizza la trasferta al Flaminio. Se volete andarci in pullman e non in macchina per conto vostro, 16:30 l'orario di partenza del pullman del Marini dal piazzale antistante il Palafiera, si deve prenotare la trasferta entro le 21 di mercoledì 1 dicembre. Insomma, tutti a Rimini, dai. Quella sì che è una partita che sentiamo ancora, dai. Sì, sicuramente la partita più sentita di questa stagione, e forse Paso è forse più sentita dai forlivesi che dei riminesi. Tu che ne pensi? Mi sembra direi di sì. La roba strana. Poi lo scopriremo solo vivendo, però sono convinto anch'io di quello che dici. Credo che sia un'attesa più quella di Forlì, anche perché probabilmente è davvero legata all'ultima grande gioia del pubblico forlivese, ovvero la bomba di Nicolai. Il povero Nicolai
che in questa settimana sarà costretto per la, non so, 1274esima volta a commentare quel momento, sì, l'intervista. Lo devo fare anch'io, no? Dai, io ne faccio. Anche perché il povero, io se chiamo Nicolai, non so quante volte, quante interviste gli ho fatto su quel tiro, su quel momento. Se chiamo ancora Nicolai, penso, no, che potrei anche ricevere male parole, diciamo. Possiamo copiare un'intervista vecchia, tanto ma sì, il discorso è sempre un copy and call. Esatto. Penso che chiamerò Melillo, così. Ecco, quello non sarebbe male. Non è male. Infatti, una buona idea, assolutamente. Noi invece, lo diciamo già adesso, a Panorama Basket, martedì avremo un ospite telefonico anche abbastanza particolare, perché avremo Max Monti, lo possiamo già dire, ex di entrambe le squadre, però in quel 1995 vestiva la canotta forlivese. Più ex di Forlì. Sì. Effettivamente alla più fine extra. Sì, tripla di Peroni intanto, primo canestro dal campo per lui, sono tre punti, il punteggio dice 33-19 finora in questo secondo quarto, ha segnato soltanto tre cate, però è appena iniziato, si cerca il pallone sotto per Arrigoni, terzo tempo di Arrigoni, va sul ferro il rimbalzo di Stefano Scrocco, ora la formazione piemontese prova a distendersi ma a ritmo decisamente contenuto, però palleggio, resta tiro canestro qui, molto bene, bravo. Attenzione. Applausi per Taffetani, no, limitiamoci a dire applausi per Taffetani. E, tra l'altro, a proposito di Rimini, a proposito della voglia di interviste, ho provato in questi giorni a mandare un messaggio a Kenny Williams chiedendogli, sì, insomma, se era disponibile a un'intervista anche scritta, sì, e alla mia domanda: hai voglia di fare un'intervista sulla partita, sulla finale di Rimini, sui tuoi ricordi? La sua risposta è stata: ricordami in che anno era, che ho capito che Kenny Bex non è esattamente nei primi 10 ricordi della sua carriera, ecco, nonostante sia stato un momento piuttosto alto. Decisamente alto per noi, però non lo so, mi potevi ricordare anche il tapin schiacciato con la fortitudo, non male quello. Ma diciamo come che in quel periodo lì è stato il momento pre-Israele in cui Kenny ha trovato la sobrietà nei modi e nei vestiti. Quello è stato un momento probabilmente della sua vita piuttosto allegro, e lì la pallacanestro non occupava forse i primi posti del suo weekend. Che dici? Probabilmente aveva altri impegni. Eh sì. Intanto Forlì lascia un po' troppo spazio agli esterni di Trecate, che vanno a colpire con Taffetani, e dopo il gioco da tre punti di Iattoni, Cecina mette altri tre punti nel suo tabellino, va a 24 contro i 36 dei biancorossi, più 12 dunque per la squadra di Gigi Garelli, ce ne sono 5 proprio per il play di riserva di Trecate entrato al posto di Larizzate. Intanto tutti, anche tutte le seconde linee forlivesi in campo, anche Bonaccini, che era stato colto da un attacco influenzale, era in dubbio alla vigilia, invece lo vediamo regolarmente in questo momento sul parquet, rimbalzo lungo è proprio lui a ghermirlo, va a piantare il blocco Pignatti, poi dopo Bonaccini lo serve con il pick and pop, Pignatti va a subire anche il fallo, difesa oltremodo blanda. Sì, Forlì dimostra che fisicamente è oggettivamente più forte. Scrocco, insomma, me lo ricordavo un po' meglio. Sì. No, io capisco la difficoltà di coach Serina ad allenare questi ragazzi durante la settimana. Adesso Trecate ci ha preso gusto, ha tirato tre punti. Dicevo, coccerina ad allenare questi ragazzi, vedo che comunque anche adesso in panchina ci prova a dare un segnale, e comunque questa cosa qui è meritevole, perché abbiamo visto anche, per dire, coach Vescovi contro Leggio, oh, sì, un po' meno partecipante alla partita. Intanto comunque trova buone percentuali dall'arco la squadra piemontese, va a segnare anche Scrocco, quinto punto per lui. Trecate che in attacco, Gigi Garelli aveva detto, ha anche delle individualità interessanti, il problema è difensivo, e ce ne siamo resi conto in maniera molto molto evidente proprio nei primi 12 minuti di questa partita, che ora vede proprio il piemontese attaccare con Colombo, però da dietro gli ruba palla, dimostrando tutta l'esperienza del suo palmarès Rombaldoni poi va a dare un pallone schiacciato a terra che viene deviato di piede, quindi viene riciclato il cronometro, doppio cambio ancora per gli ospiti, esce Scrocco
entrano col 9 Grossini e con il 6 Scaglia, questi due giocatori che fanno l'ingresso nel parquet. Praticamente ha già utilizzato 9 uomini, coach Cerina. Sì, Cerina in pieno platoon system, fa due cambi alla volta. Male Iattoni, Iattoni in questo momento assolutamente fuori da una partita piuttosto facile, due tiri molto morbidi, un tiro dall'angolo con poca convinzione, insomma non dei grandissimi segnali se Garelli cercava quelli dall'ex Tigers. Arrigoni invece segnali di da sempre, quando entra si accende in un minuto. Ora un bel recupero proprio di Iattoni che va a servire Bonaccini, gran palla di Bonaccini per Pignatti, la fa passare laddove Trecanti obiettivamente manco ci prova a mettere la mano, però white chocolate Bonaccini. 12 Pignatti oggi, Ventello sì, sicuro, anche Trentello sì, dipende quanto lo farà giocare Garelli. Intanto Iattoni t'ha sentito, primo recupero difensivo, adesso un bel rimbalzo e ora servito da Rombaldoni, no, va a sbagliare. Ho l'impressione, urca, poi non torna neanche in difesa, Garelli l'ha incenerito. No, dicevo, Iattoni mi sembra molto timido rispetto ai tempi dei Tigers in cui sbranava letteralmente il canestro, si buttava dentro a costo di prendere botte piuttosto serie. Invece adesso si limita a questo tirino dalla media. Iattoni che è un atleta oggettivamente, e invece mi sembra che un po' si accontenti ogni tanto, non so come dirla meglio. Non l'ho ancora visto calato obiettivamente nella clima mentale di un giocatore per il quale ogni minuto giocato in B, nella categoria che ancora lui non aveva vissuto, mentre è assolutamente un protagonista nella categoria inferiore, insomma, dicevamo, ogni minuto in B deve essere gestito come una tigre, visto per citare la squadra in cui giocava l'anno scorso, in ferocita. Ecco, questa robina qui è di un giocatore che non si accontenta, perché era un mismatch chiarissimo. Lo Iattoni del momento dei Tigers lì faceva un giro e tiro, invece fa questo passaggino che mette in difficoltà il suo compagno, lo costringe a un brutto tiro, e non è probabilmente quello che vuol vedere Garelli. Poi vabbè, qui siamo all'Accademia, sì. E Arrigoni ancora una volta dimostra, mi perdoneranno gli altri, di essere il lungo più forte di Forlì e forse il giocatore più forte di Forlì. Guarda, mano a mano che va avanti questa stagione, il ruolo di Arrigoni è sempre più importante, determinante, e per tutto quello che sa fare incomincio veramente a pensare anch'io come te, cioè un giocatore che è troppo importante. Poi togliere a Forlì vari protagonisti, ma Arrigoni credo mai non glielo potresti togliere mai, ed è l'unico giocatore di Forlì che si potrebbe definire un giocatore totale, sì. Perché guardate, prende il rimbalzo, ma poi è lo stesso che dall'altra parte concludeva il contropiede, è lo stesso che tira da tre punti, è lo stesso che può difendere su quattro ruoli diversi senza nessun tipo di problema, ed è un giocatore che l'anno scorso giocava tanti minuti in silver, cioè non stiamo parlando di un panchinaro di Serie B, un panchinaro per caso di Serie B. Assolutamente così. Intanto rientra la Rizzate sul parquet per Trecate, rientra anche Stefano Scrocco per Colombo. In questo momento Scrocco va a giocare addirittura centro in questa squadra con l'uscita di Colombo, dunque quintetto abbastanza sperimentale, ma il materiale umano di coach Cerina non permette altro. Anzi, ricordiamo, mentre Rombaldoni ha sbagliato l'appoggio, la rimessa è per i rossoblù, ricordiamo invece che un giocatore a Trecate arriverà ed è un altro giocatore di esperienza, è Pierpaolo Picazio, guardia che però sarà disponibile, da quello che abbiamo letto, su quello che ormai è diventato il guru come strumento informativo, Forlì Basket a parte, ma a livello nazionale del basket italiano, che spicchi d'arancia, sì, no, assolutamente, è strumento indispensabile, che ci dice che Picazio arriverà ma da gennaio. Intanto trippa ancora di Scrocco, tra l'altro, caro Paso, spicchi d'arancia nella prossima estate ci massacrerà sul mercato, tu lo sai, perché sono talmente informati, sono talmente in contatto con i procuratori che hanno delle notizie veramente incredibili, tra l'altro su tutti i campionati, sì, NBA, sì. Uno strumento impressionante. Anche Bottegone metterà un giocatore nel motore, un playmaker nei prossimi giorni, e pare che anche Cento stia per tornare sul mercato per prendere dei giocatori. Lupo Giordani ha voluto assaggiare un pochino il suo roster e poi pare che inserirà un giocatore, tornerà
Dordei a Piacenza, quindi insomma nelle prossime settimane i roster muteranno e vedremo se questo cambierà gli equilibri di questo campionato, in cui i valori mi paiono piuttosto definiti. E Forlì, mercato, che succede? Forlì, sinceramente non ci hanno notizie dai procuratori, ancora non si è mosso nessuno, c'è Giroldi che sta continuamente monitorando le varie situazioni. Io ripeto, mettere le mani nel roster di Forlì vuol dire semplicemente cedere un giocatore o metterlo in fondo alla panchina. E il giocatore che si può cedere o che si può mettere in fondo alla panchina è un cognome, che è quello di Iattoni. Sì. Non so se il fatto che Garelli lo abbia allontanato dalle rotazioni o l'abbia messo in fondo alle rotazioni sia in direzione proprio di un intervento sul mercato e di mettere dentro quel mezzo lungo che forse oggi a Forlì manca un pochettino le rotazioni, perché Arrigoni potrebbe tranquillamente giocare da 3 e mezzo, se si trovasse un 4 e mezzo potrebbe essere anche una soluzione interessante per il proseguo della stagione. La mia sensazione è che prima di metà gennaio difficilmente Forlì farà qualcosa, ma non avrebbe neanche forse grande senso. Forse si potrebbe aspettare la trasferta di Cecina. Sì. Lì si capirà effettivamente se Forlì se la può giocare con Cecina. Se dovesse perdere quella, sarebbe un segnale preciso che forse a Forlì manca qualcosa per vincere. Intanto si riprende con Rombaldoni, che manda a scuola la difesa di Trecate e realizza 2 punti con movimenti sopraffini, 2 punti che portano i biancorossi a quota 47 più 17, dunque adesso sul tabellone. Altro tiro pesante di Trecate, altro errore Pignatti, Rombaldoni poi va a servire Arrigoni, che prende anche questo tiro e come dicevate, no, è Iattoni, scusatemi, Riccardo Iattoni, che insomma fa quello che sa fare bene, cioè segnare. Siamo a 7 per Iatto, che ora è in difesa in punta, c'è l'aiuto anche di Pignatti, si va per Scrocco contro Arrigoni, arresta il palleggio Stefano Scrocco, va a cercare sotto canestro il taglio del numero 9 Patrick Grossini, la palla deviata da Davide Bonaccini, rimessa con 6 secondi per il tiro, altra deviazione, altra rimessa segnalata dagli arbitri, che sono Lorenzo Bianchi e Lorenzo Grazia, coppia che è sottoscritta, ha visto più volte anche nelle minors della Serie C, ma d'altronde beato te, cambio per l'Unieuro, d'altronde anche per gli arbitri insomma c'è un continuo ricambio, e in Serie B di quegli arbitri lì ne cominciamo a vedere tanti, di quelli che eravamo abituati a vedere anche a livelli inferiori in passato. Adesso quintetto super sperimentale di Garelli, in cui c'è Pederzini fondamentalmente da numero 4, diciamo così, che si attenerà con Iattoni, e Arrigoni del numero 5, quindi un quintetto fondamentalmente con quasi 5 piccoli, o effettivamente 5 piccoli. Sì, esatto. È il momento per sperimentare, questo mi sembra un bel esperimento. Praticamente 5 piccoli da una parte e 5 dall'altra in questa fase della partita. Recupera Trecate, un fallo secondo me non fischiato, Rombaldone a metà campo, e poi dopo va ad appoggiare Peroni con il suo 5° punto, con Forlì che mantiene 15 lunghezze di vantaggio senza allungare ulteriormente, ma controllando con assoluta tranquillità la partita, sempre le mani sul timone da parte dei biancorossi, con Rombaldoni che fa un figurone anche per quanto riguarda, esatto, proprio per quanto riguarda le sue condizioni atletiche, perché qui insomma bene. Ma Rombaldoni ha dato segnale anche in quel di Faenza sulle condizioni atletiche, ha fatto un gran contropiede recuperando il pallone, quindi i dubbi che si avevano sulle condizioni di Rombaldoni non sono state totalmente dissipate. Intanto posso dire che al di là del punteggio con Forlì che controlla la partita, non grandissimi segnali dalla panchina per Garelli, non grandissimi segnali. Difensivamente no, sono sincero, perché Trecate in questo secondo quarto in attacco obiettivamente ha tenuto il passo, e quindi c'è qualcosa da rivedere dal punto di vista soprattutto dell'intensità, se questa per i giocatori, per le cosiddette seconde linee, deve essere una prova generale per Rimini. Insomma, meglio rialzare il volume della radio, cosa che non si sta facendo tantissimo in questo particolare momento, con il 2+1 di Pedroni, infatti sono già 37 punti subiti, fuori potrebbe anche subire di meno.
Intanto segna Bonaccini da tre punti. Ecco, Bonaccini invece è un giocatore che l'approccio mentale giusto oggi secondo me l'ha avuto. Sì, Bonaccini ha dato, sta dando sicuramente qualcosa in questa partita, un Bonaccini che aveva fatto intravedere buonissime cose nel precampionato, poi ha fatto qualche partita anonima, qualche partita buona, secondo me ancora deve ritrovare l'abitudine al gioco, cosa che un anno da fermo sicuramente un po' si è perso, perché Bonaccini è stato veramente fermo, se non è che è stato all'interno di un magari recupero dell'infortunio, ha abbandonato il basket per un anno. Sta roba però in difesa è brutta, roba è brutta. Eh sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Insomma, Pedroni già a 10 punti. Pedroni viene lasciato un po' troppo libero di colpire. Intanto segna ancora anche Arrigoni, anche lui va vicino alla doppia cifra perché è a quota 9 con questo bel tiro in allontanamento, a dimostrazione della varietà di soluzioni di questo ragazzo. Gli ultimi 10 secondi per l'azione, recupero di Rombaldoni su un'incompressione di Tercate con Scrocco. Rombaldoni va ad appoggiare, finisce qui il primo tempo con Forlì che si ferma per così dire a quota 58, dall'altra parte solo 39. Insomma, Rom, auguri per il secondo tempo. Altrettanto, Paolo, altrettanto. Ci risentiamo tra qualche istante, restate con noi. Rieccoci sul suono della sirena che indica il pronti via, ricominciare. Siamo di nuovo in telecronaca per il secondo tempo di Pallacanestro 2.0 15 Forlì Basket Club Trecate. Il punteggio è di 58 a 39 dopo i primi 20 minuti di gioco. Durante l'intervallo Rom hanno sfilato i ragazzi delle formazioni giovanili targate Unieuro che sono impegnate nei campionati di categoria, presentati con a ricevere l'applauso del pubblico, ricordiamolo, in collaborazione con la One Team, ovvero sia ICS e Caossi. Tutto pronto per ricominciare intanto. Garelli che parte con il quintetto, con Rotondo che non inizia esattamente benissimo questa seconda parte del match, un match che sembrava perlomeno umano fino a tre minuti dalla fine del secondo quarto, poi sono arrivata una sfuriata di Forlì che ha messo praticamente 20 punti fra le due squadre. Scusate, non è il quintetto ideale perché c'è Rombaldoni al posto di Pederstini. C'è Rombaldoni, esatto. Intanto Scrocco ha realizzato i primi due punti del terzo periodo, palla persa nel tentativo di servire Arrigoni, recuperata da Trecate con il numero 8 Larizzate, poi si va da Scrocco, ancora palla sotto per Colombo alzi il parabolone, ha ragione lui perché va a trovare il canestro, e questo ragazzo del 1995 in attacco sta facendo vedere cose discrete, al punto che appunto anch'egli è già in doppia cifra. Difesa un po' rivedibile per Forlì. Sì, Forlì che è partita davvero a marce bassissime in questa seconda parte del match. Adesso un alto basso tra Rotondo e Rombaldoni, piuttosto scolastico, che però vale due punti. Dicevi di Colombo, un ragazzo comunque che ha 21 anni, per queste categorie è sicuramente un ragazzo interessante che farà una lunga carriera in questo mondo. Adesso Vico per Ferri, come vedete Forlì poi veramente gli basta mettere, non dico la quarta, la terza, per dar parziali, e si riporta sul più 20. Eh sì, 5-0 in risposta al 4-0 di Trecate con Rotondo e poi con la tripla di Michele Ferri. Michele Ferri che è a quota 8 con questo canestro pesante. Forlì ha tirato nel primo tempo col 66% da 2 e col 50% da 3, insomma le cifre parlano chiaro. Dall'altra parte 50% dalla lunga distanza anche per gli ospiti, che ora hanno un'autostrada. Poi c'è l'errore, la sottomisura, il rimbalzo di Colombo, il tiro pesante di Scrocco che va a sbagliare sul secondo ferro. Si procede rapidamente con Forlì dall'altra parte, pallone servito a Rotondo che riapre il gioco per Arrigoni, e Arrigoni la mette anche da tre, perché Arrigoni sa fare tutto. Sì, l'impressione è veramente che Arrigoni abbia 20 punti nelle mani sempre in questa categoria, veramente sempre, e secondo me l'esperienza in Silver, in cui era un giocatore di sistema, l'ha un pochino così snaturato, e adesso deve ritornare, o comunque si deve convincere di essere un giocatore da 20 punti di media.
Vico, che lo è da 20 punti di media, prende il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia, non c'è nessuna rimbalzo se non le maglie blu, quindi Trecate va dall'altra parte con la Rizzate, il pallone poi per Pedroni si libera per un attimo di Ferri, poi è costretto a tornare sui propri passi, ancora la Rizzate, scaglia un tiro di una bruttezza inenarrabile, mamma mia, che prende solo il tabellone. Ma tu dove ha tirato? Cioè, no, dalla scella, ma... Non... ma soprattutto dove è arrivato quel tiro? Sì. Neanche il ferro. Intanto Forlì veramente scolastica, ma si fa veramente, si fa fatica, dai, giocare queste partite si fa fatica. Arrigoni ancora da tre punti, solo rete. E siamo a 15. Time out per o 14, come dice Bombardi, lo speaker storico del Palafiera, time out Trecate, che insomma, col suo allenatore per questo secondo quarto ha già visto Forlì con un 6 politico dare l'ennesimo sprint, l'ennesimo allungo sul tabellone. Garelli, vedete, parla più con i suoi assistenti che con i giocatori in questo time out. Tutto va con molta, molta, molta tranquillità verso la fine della partita. Sì, tutto mentre coach Serina scaglia la sua lavagnetta per terra e urla in faccia ai suoi giocatori. Come vedete anche dalle immagini, piuttosto arrabbiato il coach avversario. Onore a lui che riesce ad allenare questa partita, è veramente onore, perché ci vuole passione e voglia, un po' di professionalità, insomma, ci vuole tante robe insieme. Ci sono allenatori forse meno famosi di lui ma più quotati che sotto di 30 si mettono seduti e vedono scorrere la partita. Eh sì, uno l'avevi citato in precedenza, il coach di Oleggio, c'è Covescovi, praticamente 40 minuti seduti in panchina. Oleggio, Torino, Bottegone, Trecate, obiettivamente sono di un altro pianeta rispetto alle formazioni di vertice. Trecate, ricordiamolo, neopromossa. Va anche ricordato che molti dei giocatori che vediamo qui in campo questa sera per quanto riguarda la squadra piemontese erano 2 anni fa in C Silver, ovvero in C2, perché Trecate ha fatto 2 promozioni di fila, una dalla C Silver alla C1 e poi la seconda l'anno scorso dietro Sant'Arcangelo fino alla serie B, l'ex B2, e il livello appunto dei giocatori che fanno parte di questo gruppo è un livello, diciamo, che è di serie C, è inutile negarlo. Intanto pallone scacciato a terra, Rigoni per Rotondo che riapre il gioco per il tiro da 3 punti sbagliato e il rimbalzo di Larizzate che prova ad accelerare un po', ma Forlì non concede contropiede tornando prontamente in difesa. Il gioco ora si sviluppa per il tentativo che finisce maldestramente con una palla persa di Grossini. Rombaldoni fino al ferro, allunga le braccia come fossero il compasso di un goniometro e va a segnare altri 2 punti. Costo costo di Rombaldoni in terzo tempo in mezzo all'area, ragazzi miei, però almeno provarci potrebbe essere anche una soluzione. L'impressione che ogni tanto, ma forse anche giustamente, i giocatori di Trecate non abbiano voglia di almeno di provarci, anche perché ragazzi prenderne 20, 30, 40 tutte le domeniche deve essere davvero durissima. Il problema è sempre quello, ci sta che in un campionato è normale che in un campionato sia la prima e l'ultima, non è normale che in un campionato tra la prima e l'ultima non si riesca a giocare. In questo campionato ci sono 3 squadre, Cecina, Forlì e Piacenza, che non perdono mai, e ci sono 3 squadre in fondo al campionato che non vincono mai. Questa è la anormalità. Esatto. Se ci fosse un campionato con 3 gironi invece di 4 e una 2 con un girone invece che 2, questa cosa non succederebbe. Allora magari Trecate viene a Forlì e perde, ma perde di 15, non gioca tutta una partita per non prenderne 50. Questa dovrebbe essere la normalità. Purtroppo hanno fatto questa riforma idiota dei campionati e questo succede, che e quel succede, ma succederà ancora, cioè succede che Forlì gioca 4 partite serie in tutto un campionato. Se questa è una roba che può piacere, a me sinceramente non piace. E purtroppo va constatato, e tu l'hai scritto anche la settimana scorsa, Rom, che quello che vediamo in questo girone è purtroppo la regola in tutti i 4 gironi della Serie B. Sì, ce sì. L'abbiamo anche notato facendo, vedendo il cammino delle prime in tutti i 4 gironi. Le prime hanno sempre 9-0, 8-1 e le ultime 0-2 punti. Sì, cioè il girone di Udine e Orzinuovi sono 2 corazzate mostruose che vincono sempre.
c'è Napoli che vince sempre, c'è Arrigoni che ancora una volta dimostra il suo valore, però come dicevi giustamente te, questo è, ma dall'altra parte in A2 ci sono alcune squadre che fanno fatica a vincere due partite e ci sono una serie di giocatori anche in A2 che con la categoria non c'entrano nulla, cioè che l'anno scorso giocavano in B1 o in B2. Esatto. E qui mi sa che comincia la mattanza, Sebastian Vico, 9. E qui semmai si era alzato il sipario, si chiude definitivamente con la tripla di Vico, siamo 77 77 a 45 in questo momento sul parquet, insomma è totalmente un attendere solo la fine del match. Peroni intanto segna il dodicesimo punto. Peroni qualche cosa buona gliel'abbiamo vista assolutamente fare, merita assolutamente la nostra sufficienza. Intanto attenzione, ha scivolato per un attimo Ferri, poi ritrova il controllo del corpo e anche ora del pallone. Lo scambio con Rotondo, Rotondo si permette anche il lusso di questa partenza, Rotondo, lasciando lì Colombo, altri due di una facilità inusitata per Fornito. Questa è la classica partita che se ci fosse un americano in campo prenderebbe 46 tiri per migliorare le proprie cifre, sì, per strappare un contratto un po' più interessante durante l'estate. È proprio così, quelle partite lì, assolutamente. Intanto segna Cantone, seconda tripla della sua gara, 6 per lui, ha tirato discretamente, trecate dalla lunga distanza, ovvio che ogni volta che c'è un uno contro uno non si tiene nulla invece dall'altra parte difensiva, ed eccolo ancora Rigoni, altro canestro da tre punti, ma una guardia, dai, insomma una guardia che gioca alla pivot, a volte pure centro, Sì, credo che abbiano dato i punti tra l'altro a... c'è qualcosa che non va, però nei punteggi dei tabelloni, però siamo 82, no, dovrebbe essere così, 82-50, sì, sì. Sono tratto in inganno dalle lucine del palafiera che nei tabelloni in alto vanno un po' per i fatti loro, lo spirito natalizio si accendono e si spengono. Il tabellone del Palafiera manca qualsiasi cosa, c'è tutto tranne che le luci praticamente, sì, il tabellone di questo impianto. Nel 2015 non si può riparare un tabellone perché è stato rubato il controller da un tifoso della Fortitudo e fa sì questo che nel tabellone del Palafiera non ci siano i falli. E pare che invece nella prossima estate, nel caso di promozione, arriverà al Palafiera un tabellone iper tecnologico con lo schermo, esatto, con lo schermo come nei migliori palazzetti del mondo. Questo è quanto stato promesso, fra l'altro una serie di lavori annunciati per la fine di questo torneo proprio all'impianto di via Punta di Ferro che è datato 1987 e resta comunque, a parte queste manchevolezze anche a livello di impianto audio, se vogliamo essere un po' precisini, un po' professorini, diciamo, resta comunque un impianto meraviglioso dal punto di vista proprio della funzionalità dell'accoglienza, un vero salotto, dai. Sì, impianto da Serie A, non stiamo neanche a dire cosa stiamo vedendo in Serie B, perché abbiamo visto qualcosa che voi umani non potete neanche immaginare e ne vedremo degli altri. Ancora non sono partiti i cori dedicati a Rimini, ma credo che partiranno a breve. Intanto Forlì controlla questa partita deleggiando tra il più 30 e oltre. Allora ti chiedo se nel prossimo futuro della Pallacanestro 2.0 15, dove ci sono due trasferte consecutive, intanto bella giocata di Taffetani che segna da due punti, dicevamo nel prossimo futuro ci sono due trasferte una di fila all'altra, quella di Rimini e poi quella di San Miniato, premesso che Forlì parte favorita con entrambe le sue contendenti, però quanto saranno importanti dal punto di vista, se non altro, della corsa al titolo di campione d'inverno? Non saranno due partite, ho l'impressione che il derby con Rimini, a meno che non ci siano degli scontri psicologici, perché magari il clima, l'attesa possono così non aiutare la truppa di Garelli, ma credo che sia Rimini che San Miniato saranno due vittorie piuttosto semplici e credo che il campionato si deciderà a Cecina e lì davvero Forlì
capirà se arriverà prima o seconda. Questo è quanto, mi pare. Interessa anche tornare a Rimini a marzo per la Coppa Italia? A me poco. No, per carità di Dio. Esatto. Ne abbiamo già a basta. Detto alla Robaiola, ne abbiamo già a basta. Ricordiamolo comunque che la prima, e solo la prima, al tema di zona d'andata si qualifica per le finali di Coppa Italia a Rimini, si terranno dal 4 al 6 marzo, e la prima del girone A affronterà la prima del girone B, ovvero quello dove ci sono Orzi Nuovi e Udine, e così sarà anche nelle Final Four che valide per la promozione. Prima girone A, vincente del playoff girone A contro vincente del playoff girone B, quindi un accoppiamento non facile, quello no, con la prima di quel girone. No. Tra l'altro la trasferta di Cecina potrebbe anche determinare davvero quanto saranno complicati i playoff di Forlì, perché se Forlì dovesse arrivare seconda in stagione regolare sarebbe nel lato di tabellone con Piacenza, e quindi sarebbe una semifinale molto complicata, perché poi Piacenza, come ricordiamo sempre, deve ancora recuperare Dordei, e Dordei a questi livelli è un giocatore molto importante, e quindi Forlì avrebbe una semifinale comunque col fattore casalingo a favore, ma una semifinale molto complicata, e una finale, nel caso sia Cecina la finalista, complicatissima, perché andare a vincere a Cecina una serie è davvero difficile. Quindi sento molto spesso parlare di Montecatini, anch'io sinceramente ne parlo, ma poi Montecatini bisogna anche arrivarci, Sì. Il cammino, ovviamente, il campionato è estenuante, lunghissimo, bisogna vincerne tre. Il primo è quello della regular season, il secondo è quello dei playoff, il terzo è quello delle Final Four. Intanto 16 di Colombo, dall'altra parte Iattoni con il reverse, riesce a segnare il suo undicesimo punto, va in doppia cifra, speriamo che prenda un po' di fiducia ora con questa prestazione, mentre dall'altra parte ormai si segna ad ogni azione, dai, insomma siamo... Abbiamo sbaragato, chiunque segna, chiunque fa canestro, non si difende più né da una parte né dall'altra. Apprezzo tantissimo la linea arbitrale, che non si fischia mai. Mai, esatto. Facciamo finire sta roba, grandissimo recupero di Scrocco. Mette in discussione la partita. Ale, niente. Palla deviata, con rimessa tre carte comunque... 9 secondi, 40 secondi, centesimi da giocare nel terzo quarto, ed è già tempo di Piandolini. Beh, piuttosto presto, però giustamente Carelli spera che il ragazzino segni i primi due punti alla sua carriera da grande. Esatto, intanto fa tributare l'applauso e dà riposo ad Arrigoni, tanti applausi giustamente per Arrigoni, ennesima partita di uno spessore altissimo. Intanto ancora spazio per la tripla sbagliata, e finisce qui il terzo quarto con 88 punti segnati dai biancorossi, 60 dai ragazzi di Trecate. Qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo. 16 punti di Colombo, 14 per Peroni, per Trecate. Thank you.
Rientriamo in campo, ultimo quarto che si apre sul più 28 per la formazione forlivese sul Basket Club Trecate. Come avevi annunciato Rom, dovevano arrivare i cori pre-derby, quelli che ci mettono nel clima di domenica sera, e sono arrivati puntualmente dagli Ultras. Sì, sono arrivati, ovviamente non sono così, non lanciano messaggi d'affetto ai cugini riminesi, giustamente, clima derby, e ci mancherebbe altro. Come ripeto, spero che sia una partita con tanta gente, e lo sarà, saranno tanti forlivesi, probabilmente un migliaio. Se poi la giornata fosse di sole, ci saranno anche parecchi forlivesi che andranno a mangiare il pesce, il pesce sulla riviera romagnola. E poi speriamo che sia veramente una bella partita. Intanto mi sa che c'è un giocatore di Trecate che ha preso una tramvata sull'orecchio da sul giro dorsale di Pederzini Taffetani, è rimasto traumatizzato alla nuca, diciamo così. Si rialza però prontamente, e la rimessa ora da fondo campo effettuata da Bonaccini proprio per Pederzini, su cui ora va Grossini. Taffetani si dedica ad altri. Iattoni scambia proprio con Pederzini, prova a giocarsi in uno contro uno, tira un allontanamento abbastanza pigro e infatti non prende nulla. Va in attacco con il numero 6 Scaglia, pallone sotto, girandola di mani, alla fine ne emergono quelle biancorosse, poi palla un po' maltrattata a metà campo da Bonaccini, ne esce però con un fallo commesso da Peroni. La formazione forlivese, rimessa effettuata, Bonaccini, Iattoni sotto per Pederzini contro il numero 9 avversario, si va in angolo, la palla gira bene, il tiro da tre punti sbagliato, Grossini cattura il rimbalzo e Trecate prova a costruire qualcosa in attacco, però la differenza fisica, tecnica, insomma c'è di tutto. Grossini poi obiettivamente è davvero un giocatore di altre categorie al plurale, lo sta facendo vedere con queste palle perse. Forlì finisce per fare un po' di spettacolo con Iattoni che va a schiacciare. Tra l'altro, con tutto il rispetto al biondolino, Forlì in questo momento ha un ragazzino in campo che non ha mai giocato così tanti minuti, eppure Trecate continua a fare la stessa fatica di prima. Sintomo, dicevi tu, che non è una questione di quintetto panchino di ruoli, proprio c'è una differenza tecnica e fisica mostruosa tra il roster di Forlì e quello di Trecate. Ecco qui Biondolino, ed eccoli i primi due punti in Serie B per Biondolino, col bel assist da Iattoni. Insomma, se segna anche Biondolino così facilmente, bravo ragazzo, però già paso, però. Adesso c'è, come dire, una fagiolata sotto canestro, ne esce una rimessa in favore di Trecate. Doppio cambio per intanto coach Cerina non se ne fa una ragione, continua a ruotare i suoi uomini in panchina, sempre doppi cambi, è una scelta filosofica, due alla volta e via andare. Li ha usati credo tutti quelli della sua panchina, giustamente. Intanto questo lancio del peso per Cantone, di Cantone va a segno, limitando i danni. Segna solo da tre Cantone, tre triple bersaglio per lui in questa partita. Bonaccini, Pignatti si butta dentro nel traffico, alza un qualcosa che solo lontanamente assomigliava a un tiro, ne esce col recupero Trecate, che però ha difficoltà anche nel trattamento del pallone. Alla fine scrocco liberato per la tripla, scrocco la mette, sì, qualcosa sull'arco così a Rimini obiettivamente io non lo concederei, perché Forlì sul perimetro è stata abbastanza passiva questa sera. Sì, queste cose qui sono le classiche partite che fai fatica anche a definire allenanti, perché non allenano. Adesso Biondolino tra l'altro decide di mettersi spalle a canestro, Pederzini in un circus shot, dicevo, sono partite anche poco allenanti, perché è chiaro che poi alla fine hai davanti un avversario che dà poca resistenza. Rimini è una squadra particolare che potrebbe mettere in difficoltà Forlì nel caso trovasse la serata all'arco, e che sicuramente avrà dei giocatori motivati
uno su tutti, quel Charlie Foiera che a Forlì, diciamo così, non ha lasciato ricordi interessanti, non ha lasciato ricordi d'oro e che sarà, immagino, oggetto di attenzioni dei mille forlivesi che arriveranno, molto più dall'altro ex Tassinari che invece ha lasciato comunque un buon ricordo. Certo, o che comunque non ha lasciato particolari danni, visto che era una pallacanestro diversa, che forse parecchi di quelli che oggi a Forlì Palafiera non hanno neanche visto. Eh sì, in effetti, l'ultima stagione di Tassinari a Forlì nel 2010, poi due stagioni in quella che adesso è Torino di Serie A, che ha fatto diciamo l'escalation, in cui un anno Tassinari fu anche protagonista assoluto a livello realizzativo, e poi insomma le ultime quattro annate, tutte e quattro di nuovo nella sua Rimini. Rimini, squadra con giocatori molto esperti, l'hai detto, Foiera, Tassinari, lo stesso Romano, Panzini, che comunque è un giocatore che l'anno scorso era a Siena compagno di squadra sia di Pignatti che di Vico, comunque giocatore che questi campi li calca ormai da tanto tanto tempo, e giovani, giovani interessanti che però forse non sono ancora pronti a partire di questo tipo. Sì, c'è Perez, che è un giocatore di cui si parla un gran bene, in cui ancora si devono capire le reali potenzialità. È un giocatore della scuderia di Capicchione, ovviamente, e quindi sicuramente un ragazzo su cui ci sono delle attenzioni. Rimini è una squadra particolare, una squadra che come ha sempre detto all'inizio della stagione punta ai playoff, e in quello che tu hai definito il secondo campionato, cioè delle squadre che poi quando hanno incontrato quelle di vertice non sono riuscite oggettivamente a giocarsela, invece con le altre hanno fatto sempre partita. Non lo so, secondo me fra Forlì e Rimini c'è un abisso di differenza tecnica e fisica, poi le partite sono sempre da giocare, però nella normalità non dovrebbero esserci problemi per la squadra di Garelli. Tanto ci prestiamo a vedere se Biandolino riesce a mettere il secondo canestro della sua partita. Biandolino lo fa bene, eludendo la difesa con una serie di finte, poi l'appoggia al tabellone, quarto punto anche per Biandolino, siamo a 96, pubblico che grida 100-100, tra poco lo sento, sì. è sicuro, ecco perché siamo a 98 con il gioco potenziale da tre punti di Pederzini, e possiamo andare a 99 con il tiro libero successivo. Primo fallo di Garavaglia, che era l'unico che non era ancora entrato per coach Cerina, lo ha fatto da pochi minuti ed è stato lui a commettere il fallo. Gioco 99, ci siamo arrivati con il gioco da tre punti di Pederzini. L'impressione che hai da questa partita è che Biandolino, che è un ragazzo, un giocatore normale, che sicuramente in questa Forlì non trova neanche un secondo di spazio nelle partite di tutti i giorni, è uno che con Traccata magari potrebbe giocare qualche minuto, per dire la differenza fisica fra due squadre. Intanto arriva addirittura all'antisportivo. Ecco, stavo per fermare dicendo che in una partita come questa, a 5 minuti, no, 4 minuti e 54 dalla fine, c'è lo spazio anche per un antisportivo. Sembra paradossale, ma è così. E parte intanto il chi non salta è riminese al Palafiera, e i tifosi si scaldano in vista, ripeto, del derby. Una partita che ci riempirà, come dicevo durante la settimana, riempirà le nostre cronache di interviste, ricordi nostalgici. È stata forse una delle ultime partite in cui, anzi sicuramente è stata le ultime partite in cui io andavo in un palazzetto in veste di tifoso. Adesso il boato per i 100. Vabbè, ragazzi, pubblico forlivese non si smentisce mai neanche in queste cose. Festeggiamo quello che si può festeggiare, io. Una partita così, cosa vuoi fare? 100-70, esatto, 100-70, punteggio tondo, basta, finiamola qui così. A me piacciono le cifre tonde, vado a casa felice sul 100-70. Tanto sbaglia Pederzini, rimbalzo che vede addirittura Bonaccini lottare sotto canestro, tocca lui e quindi è la rimessa per Trecate, per la quale l'appuntamento con la prima vittoria
Quando sarà? È forse rimandato. Quando sarà? Vedevo, guarda, cercavo adesso il calendario. No, la prossima è in casa con Piombino. Obiettivamente difficile per Trecate, sì. Bisogna vedere quando è la prima, quando è con Torino o con Bottegone, allora lì potrebbe essere. E con Torino ci ha perso per via del ritardato arrivo del medico. Un'altra delle cose spettacolari. Sì. Tanto altro gioco da tre punti che Forlì può inanellare questo in questo match. Questo è un campionato che, in cui i playoff saranno decisi da un tabellone mancante. Sì. Per dire, insomma, di cosa stiamo parlando. I playoff, il tabellone dei playoff sarà deciso dal tabellone mancante di Piacenza, perché questo è, io credo che il più 20 di Piacenza poi sarà differenza canestro, credo io. Adesso non lo so. Nelle statistiche ufficiali della Lega viene conteggiato. Viene conteggiato, quindi Piacenza non credo che riuscirà a recuperare la differenza canestro, anche se dovesse vincere qui a Forlì. E quindi oggettivamente sarà deciso da un tabellone mancante in coda dal non arrivo di un dottore in tempo. Bella roba, mi piace di bella roba. Siamo messi così. Esattamente, siamo messi così. Che te devo dire, Om? No, l'impressione, sì, l'impressione che abbiamo noi e che ho io è che Forlì l'anno prossimo sarà in A2, volenti o nolenti. O nolenti. Perché oggettivamente con uno sponsor come Unieuro, con uno staff del genere, con investimenti, con un palazzetto del genere, non credo che ci possa permettere un altro anno in Serie B. Si aprirà il capitolo e lo faremo anche noi attraverso Forlì Basket, attraverso Panorama Basket, attraverso i giornali. Mesi di dicembre e gennaio sono sempre stati giudicati e annunciati come strategici proprio dal punto di vista della creazione di questo modello consorzio che, oltre allo sforzo di Unieuro, della famiglia Silvestrini, dell'amministratore delegato Nico Santi e di Rossi in qualità di presidente, deve dare la struttura societaria indispensabile per far sì che il ritorno in Serie A2 sia un ritorno su altre basi rispetto a quelle del passato. Sì, no, ma anche sì, anche se poi l'anno scorso si era partiti con Becirovic, sì, e Zizic, cioè, esatto, non eravamo andati male. Vabbè, è durata poco. Cioè, potremmo dire di aver visto Becirovic in maglia Forlì. È stato un momento, un lampo, però quel lampo è stato accecante. Quella partita di Becirovic qui al Palafiera, che abbiamo commentato io e te, è stato veramente probabilmente contro Iesi. Sì, contro Iesi. È stato forse una delle prime prove, una delle più impressionanti prove di un giocatore straniero con la maglia di Forlì. Qui a Forlì qualche giocatore l'abbiamo visto. Poi Becirovic e Zizic vanno a cercare di prendere i soldi non presi a Forlì a Piacenza. Un dramma, è un dramma assoluto. Il tracollo. Tanto Becirovic oggi vice di Djordjevic. Eh sì. In ben altri palcoscenici, in palcoscenici di Eurolega. Io credo che Djordjevic e Becirovic li vorrei sentire parlare di basket, perché sono due menti prestate alla pallacanestro, veramente prestate, due geni prestate alla pallacanestro. Questo per chiudere la parentesi. Sì, perché mancano 3 minuti e 21, se ne vuoi aprire un'altra. Ma no, io no, tra l'altro io vorrei aprire la parentesi di quando arriva Antonutti, perché siamo sicuri, quindi è ufficiale che non arriva più. Cioè, qui io vorrei capirla questa cosa. Aspetta, mi hanno detto domani. A domani arriva. E martedì paghiamo. Martedì quindi siamo, tranquilli. Tanto l'inquadratura va a coach Cerina, che ormai si è seduto anche lui e guarda questi ultimi minuti in totale rilassatezza, dopo aver comunque lodevolmente fino alla fine praticamente spronati i suoi, allenato la sua squadra. Ma visto che siamo in cazzeggio, sì, tu sta roba di Boccio, di Oliklas, che facciamo, Paolo? Allora, ci sono questi documenti di Boccio a testa aver ricevuto dal curatore fallimentare della Fulgorni Bertas, che mostrano il giro economico di conti, fatture, pagamenti, bonifici fatti nelle ultime gestioni Fulgorni Bertas pre-Boccio, con tanto di nomi e cognomi. Nomi e cognomi che, insomma, possono, se non altro, essere attenzionati. Passeranno dei guai. Ecco. Quello sicuramente passeranno dei guai. Viene da chiedersi, al di là dell'ammontare del debito, che comunque risultava fin dall'inizio a Boccio debito nei confronti di Oliklas, come e perché sia stata legittimata una operazione del genere da parte della società forlivese, che ai nostri radar non sembrava assolutamente potenzialmente
in grado di concepire, diciamo, giri fino alla Svizzera. Secondo sì, per giri tra l'altro strutturati, esatto, che da quello che traspare dai documenti sono giri che coinvolgono varie gestioni e varie personaggi, perché poi nel corso dal 2011 in poi si sono succeduti vari personaggi alla testa di questa società. Sei personaggi alla testa di questa società sapevano di questi giri o si erano invece manovrati da altre parti, altre, perché esatto, poi come succederà e come sta già succedendo sia a me che a te, Paso, c'è un passaggio di responsabilità, un palleggiarsi di responsabilità, sì, davvero mostruoso tra gli attori, esatto, di questa vicenda. Fatto sta che credo nei prossimi mesi, ma direi che l'uscita di questi documenti potrebbe accelerare delle situazioni, perché adesso veramente sono venuti fuori nomi e cognomi, e quindi questi nomi e cognomi penso da domattina dovranno spiegare, se non la carta stampata, agli organi competenti il motivo per cui erano su queste carte. E allora quando poi spiegheranno, le spiegazioni dovranno essere, diciamo così, le spiegazioni poi dovranno avere controrisposte e si apriranno poi cose, esatto, che noi aspettiamo, insomma. Infatti. Intanto Biandolino andava per il sesto punto, è stato fermato da una stoppata, poi c'è un fallo a metà campo commesso dalla difesa folivese, nella fattispecie da Pignatti, per lui è solo il primo fallo. Mancano 1 minuto e 32 secondi, il punteggio dice 110 in questo momento a 74, parte il Romagna Mia della tifoseria biancorossa con Iattoni che alla fine ha 21 punti. Va bene. Tornando al derby, Paso, tanto ormai manco minuto e 10, tu cosa facevi nel 95? Questa potrebbe essere una domanda da Panorama Basket, da fare agli spettatori. Io ammetto, davanti a tutta la Romagna, qui in telecronaca, che in gara 3 non c'ero, l'ascoltavo per radio, perché c'ero in gara 1 e passai la nottata dopo la vittoria in gara 1 a Rimini al comando dei carabinieri a denunciare l'aggressione subita da un gruppo di tifosi con tanto di sprangate a me e ai miei amici, e vetri dell'auto davanti e dietro distrutti, tornammo in autostrada su una cabriolet praticamente che non aveva più le vetrate. Momenti di simpatia datati vent'anni fa. Non male. Però difesa, spada tratta, una sciarpa biancorossa. No, io in gara 3 c'ero, però ero, questo lo ammetto anch'io davanti alla Romagna, ero un fighetto da parterre, non mi avventurai in curva, ma tra l'altro in maniera ignominiosa, tramite conoscenze parentali, entrai gratis al palazzetto, quindi proprio una roba schifosa. Vergogna, veramente. Mi sono seduto in parterre e poi mi sono affacciato sul campo dove c'era, tra l'altro, un direttore, l'ex direttore di Forlì Basket, attuale addetto stampa della pallacanestro Forlì, un Riccardo Girardi, sudatissimo, abbracciato a Rovati, quindi delle scene veramente straordinarie. sì. E quella sera a Rimini, io 19enne, feci molto tardi, tra l'altro. Sì. Così, tutto molto bello. Ero al famoso casello io invece dopo, a aspettare la squadra, a festeggiare come tutto il resto di Forlì che non era al Flaminio, al casello autostradale, aspettare in festa uno dei momenti più epici, diciamo, della storia della pallacanestro forlivese. Siamo agli ultimi 15 secondi, siamo a 114 a 74, più 40, tondo tondo, e sul più 40, tondo tondo, i giocatori, come il sottoscritto, pensano che sia meglio lasciare lo scarto tondo e quindi si salutano e si danno pacche sulle spalle. La partita finisce qua, finisce con questa larga e attesa vittoria della pallacanestro Forlì 2.015. per noi Rom l'appuntamento è martedì alle 21 a Teleromagna sul canale 14 per la puntata di Panorama Basket pre-derby con i Krebs, e dopo la doppia trasferta con Rimini e San Miniato di nuovo qua dal Palafiera in diretta da noi e lunedì sera per voi per le partite di campionato della squadra di Gigi Carelli. Buonasera a tutti.